Abbiamo fatto una chiacchierata, poco fa ci siamo piaciute subito, così, a prima vista. Ecco però, a questa critica, che amabilmente voglio chiamare Mara, se me lo permetti, grazie. Ecco, Mara, io vorrei, siccome ho lanciato questo tema della mamma e della madre, che tu facessi il tuo intervento o relazione, ma che poi mi spendessi un pensiero proprio su un'opera straordinaria del maestro Lamagna, che è Ecce Mater. Dolcissima. Dolcissima. Grazie, ancora un applauso. Allora, grazie. Io sono particolarmente orgogliosa di stare qua. Sono orgogliosa di stare qui stasera, io in questo posto stupendo di Roma, uno dei posti istituzionali più importanti, perché in fondo a Roma ce ne sono pochi adesso ormai. Io ho fatto tante cose in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, però dicevo che sono particolarmente orgogliosa di essere qui, non solo in questo posto, ma di essere qui per due artisti per me straordinari, anzi mettiamoci pure l'editore, che praticamente è proprio colui che spinge per fare queste opere che sono preziose. Io ho presentato anche altre volte Maria Pia Cappello, ne sono un'ammiratrice proprio, voglio dire, sfegatata, perché in definitiva in un'epoca come la nostra, dove la cultura sta andando sempre più in basso, e per fortuna che ci sono delle professoresse, ci sono delle scrittrici, degli scrittori, dei letterati, che tengono un pochino alto quello che può essere l'identità di questo nostro paese che si sta perdendo piano piano. Credetemi, quando io sento o leggo, che mi arrivano i comunicati stampa quasi tutti i giorni, che i ragazzi a scuola si fanno delle cose, ma per me impensabili, io che vengo da una famiglia tradizionale dove credo di non aver avuto nella mia vita, pure con la severità dei ritorni a casa a una certa ora, oppure voglio dire di un comportamento serio, io veramente, credetemi, mi viene da piangere, e penso che se fino a poco tempo fa me ne reputavo un po' sfortunata, perché io non ho avuto figli, l'ho perduto in un quello che attendevo, l'ho perso in un incidente, e da allora non ho più avuto figli, e da allora ho sempre desiderato questa maternità che non mi è arrivata, e per questo sono un po' la zia generale, sono la zia universale, anzi mi chiamano i miei nipoti la zia colorata, perché io amo il colore, va bene? Ben vengano una professoressa, ben venga una scrittrice valida, ma soprattutto preparata, perché credetemi, man mano che le persone, che purtroppo il tempo passa, non si va avanti e non si torna più, e noi non so che cosa, cioè quelli che vengono dopo di noi, i bambini che sono piccoli oggi, che cosa troveranno, perché noi abbiamo dei personaggi che ancora possiamo dirci, ecco, io conosco da tanti anni il professor Malizia, abbiamo passato a volte delle giornate in campagna, che abbiamo una casa abbastanza vicino, con il professore, con Hilde, la moglie, abbiamo passato delle serate, ma delle serate che erano anche all'insegna dell'arte e della cultura, perché poi alla fine, sì, è vero, anche noi scherzavamo, ridevamo, possiamo anche essere superficiali, però
però non fa parte, cioè ci abbiamo dentro un retaggio che in un certo senso non è, e ci appartiene. Ecco, io rimango a volte tanto sconcertata quando vedo, e se allo stesso tempo ammirata, quando vedo una scrittrice che riesce ad ogni opera, io già ho presentato anche le poesie di Maria Pia Cappello, ad ogni opera riesce a legare in maniera perfetta, sia poetica o sia in questo caso opere scultoriche, praticamente riesce a legare un significato che sia valido, che sia vero, che abbia dentro proprio la, come dire, quasi un unisono con l'autore che ha fatto l'opera. E praticamente io trovo che queste opere legate alla cultura, al sapere di Maria Grazia, di Maria Pia Cappello, che praticamente ci fa fare un viaggio meraviglioso, come fosse una biblioteca nel mondo, perché a un certo punto noi ci ritroviamo con poche righe, con così un tratteggio a dover ricordare poeti, scrittori, filosofi. È praticamente tutto quello che fa parte della nostra civiltà. Io ho aperto il libro a caso quando l'editore Sarpi me l'ha donato, e praticamente mi sono ritrovata su una frase che ha scritto Alfonso Gatto, e che l'ha scritta a casa mia, pensate, perché Alfonso Gatto era molto amico di mio marito e veniva spesso a trovarci, anzi spesso si parlava di arte, perché era anche un pittore Alfonso Gatto, oltre che un poeta eccezionale. E questa poesia che ho ritrovato e che si sposa perfettamente con un'opera di Lamagna, io l'ho pensato e sono andata a prendere il foglietto su cui lui la scrisse. Io in un bacio io cerco l'anima, ecco, lui scrisse questa è una parte della poesia, ma io ho ritrovato questa frase ben abbinata a un'opera di Lamagna. Come ha detto già il professor Malizia, le opere di Lamagna sono particolari, sono opere che ti parlano della vita, sono opere di un vigore, di un'energia, di una forza che praticamente oggi quasi non esiste, perché noi siamo abituati alle cose soffici, alle mollezze, e qui invece è uno scavare continuo, è uno scavare dentro l'anima. Ecco ben abbinato il titolo, il volto e l'anima, perché sono tutti volti scavati, volti che parlano di lacerazioni, di sofferenza, di dolore. Non sono volti semplici, ma sono semplicemente i volti che appartengono. Infatti io ho scritto un articolo che poi sarà pubblicato, e per caso poco fa, quando io non conoscevo Lamagna e quando ci siamo conosciuti, lui ha detto una frase e io ho tirato fuori l'articolo per dimostrare che, e questo mi ha fatto molto piacere, sapete, perché a un certo punto lui ha detto: io faccio tutto con amore. E io gli ho detto: guardi, io non le faccio leggere l'articolo, poi lo leggerà quando sarà pubblicato, ma io però, vede come ho chiuso il mio articolo? Tanto è vero che lui, se voi l'avete visto prima, non ci conoscevamo, ma mi ha baciato, mi ha detto: la posso baciare? Perché noi ci siamo trovati in un sintonia su quello che è il suo lavoro quotidiano enorme, perché ha fatto tante cose, dalle porte alle vetrate, anche alle figure, perché ha fatto ritratti
E poi ha fatto questo, io ci sono arrivata per gradi, insomma, questa madre bellissima, dolcissima, questa madre che praticamente è la nostra madre ed è commovente. E quando con Maria Pia ne abbiamo parlato, lei ha detto: io pianto perché la madre di Lamagna è sulla carrozzella, e ognuno di noi, io anche io, ci ho avuto una madre sulla carrozzella per 26 anni, però per questi è Maria Pia per 16 anni. E allora però abbiamo visto nella sofferenza della madre che praticamente era handicappata in un certo senso, ma veramente, ma era poi la madre che teneva in mano tutto lo stesso, era la madre che oggi speriamo che ci sia un ritorno un po', voglio dire, indietro su tante cose, perché oggi le madri di oggi magari pensano andare in palestra, andare a destra, a sinistra. Le nostre madri, una volta, anche se si ammalavano, continuavano a restare le madri di sempre. Ecco la madre dolcissima di Lamagna, ecco la madre che si chiede sempre: che cosa sarà domani il mio figlio in questa giungla? Perché questa è una giungla forsennata nella quale noi viviamo. Ed ecco un'opera di una bellezza eccezionale, come sono belli gli angeli. Gli angeli di Lamagna sono completamente diversi. È l'angelo che in effetti non è che vino, dolce, bello, con i capelli biondi, eccetera. È l'angelo che vede l'umanità di oggi sofferente, è l'angelo che infatti è brutto. È un angelo che non è nemmeno dolce, ma che però dobbiamo pensare che ci sia vicino ugualmente. Anzi, questa sua immagine vuol significare che ha perso quella che poteva essere la bellezza esteriore, ma è rimasto invece qualcosa di esteriore per l'uomo. Ecco, perciò io trovo... però volevo parlare poco, anche per rispetto per gli altri, Cecchio, Calabria, vabbè, però insomma il tempo è per tutti, diciamo, importante anche per la vostra pazienza. Però credete, è così entusiasmante per una persona che come me da tanti anni sta in mezzo al giornalismo, alla critica d'arte, quasi giornalmente, infatti credo che sia il mio pane quotidiano, anzi più che il pane è qualcosa che fa parte proprio della mia vita. E credetemi, però è così entusiasmante trovarsi con un libro così denso di cultura, così denso nello stesso tempo di forza, di come dire, come fosse un qualcosa che esplode. Esplodono le sculture, ma soprattutto quello che è vero, il vestito, sono vestite in una maniera che oggi quasi non esiste più, è una cosa preziosa, perché sono vestite di grande, grandissima cultura, anche di tutto quello che noi è il retaggio del nostro passato. Grazie.